Sì. Ciro, Ciro. Non ce la fa niente, però sta andando a gente. Allora, signora, avete assaggiato? Sì, no, io voglio, lei mi spieghi un po' questo migliaccio, perché io sto registrando, che poi allora, metto in sul giornale. Mi spiego il migliaccio o mi spiego il pacchero, come l'ho fatto? No, il migliaccio, il pacchero, tutto. Allora, questo abbiamo fatto un migliaccio all'incontrario. Sì. Invece di mettere gli spaghetti nel migliaccio abbiamo usato il pacchero. Voi siete innanzitutto? Luigi Sorrentino, sì. Torre Ferrano, Miche Quenzi, ad Aruna. Sì. Abbiamo usato questo pacchero cotto in acqua, zucchero e limone. L'abbiamo imbottito con l'impasto del migliaccio, che è semola, latte, burro, uetta passa e simola, il semolino. Omaggiando Gragnano ovviamente con la pasta. Poi l'abbiamo servito con una marmellata di arance liquida, limone e arance caramellate. Ok, grazie. Grazie a lei. Ma proprio buono. Allora, mi vuole dire com'è stato questo migliaccio? Di un'originalità e di una bontà. Sposa le tradizioni antiche con un sapore moderno. Adesso facciamo un po'. Mi vuole raccontare un po' questo Cassato Plontis? Esattamente. Sì, è una Cassato Plontis, è la madre della cassata siciliana. Sì, è un dolce tipico degli antichi romani, diciamo, dove è formata da zucchero, ricotta, noci, e frutta candita. Voi siete? Il ristorante Il Principe. Non c'è zucchero in questa cassata, ma miele. Ma l'avete trovato, diciamo, nelle vecchie ricette pompeiane dell'antica Pompei? Sì. È una riproduzione cioè nostra e... È una vostra riproduzione? Sì, sì. Mi dica, la posso aiutare? No, no, stavo registrando per fare il filmato poi. Sì, che... abbiamo per la presentazione di due prodotti già esistenti al periodo romano. L'innovazione che è il muffin e le mele a nucche. La mele a nucca che era già molto diffusa all'epoca veniva coltivata vicino al lago d'Averno a Pozzuoli, chiamata Orcola perché di colore rosso intenso, e siccome c'erano le porte dell'Inferi sul lago d'Averno si sono abbinate le due cose, ed è lì poi la declinazione da Orcole ad Annurche. Poi abbiamo invece un altro dolce che rispetta in toto la tradizione antico-romana, recuperato in collaborazione con l'archeologa Salsa Prina Ricotti e il laboratorio di ricerca applicata degli scavi di Pompei. Datata 56 a.C., è stata ritrovata all'interno della villa di Poppea Sabina ad Oplontis, a Torre Annunziata. È completamente senza zucchero, abbiamo del marzapane a copertura che era già molto diffuso all'epoca nel mondo arabo, infatti troviamo chiarissimi cenni arabi. Poi abbiamo frutta secca, altrettanto molto diffusa nel mondo arabo all'epoca, abbiamo nocciole, pinoli, uva passa e mandorle, e della frutta candita in miele. Non c'è assolutamente zucchero, in quanto la canna da zucchero è venuta circa un migliaio di anni dopo con la scoperta delle Americhe. Ok, grazie. Grazie a lei. Mi volete raccontare un po', gentilmente, che così registro per il giornale? Allora, sì, questo qui... Voi innanzitutto siete? Osteria di Bacco, di Furore. Questo qui è un rozzetto alla nocciola, di Gifuni, con elisir di vino. Preparato con aglianico, rumore rosso di Malisa Cuomo e spezie aromatiche. È una vostra idea? Sì, sì, sì. Noi siamo proprio di fronte alla cantina, quindi abbiamo... Ah, ho capito, avete fatto una collaborazione. Sì, una collaborazione con zia Marisa, nostra zia. Invece questo qui è un biscotto di pasta di mandorla con un liquore al figo d'India. Ah, ottimo. Sarebbe questo qui, un colore ricca di figo d'India. Ok.
Lo chef è quello che fa i dolci allora? Sì. Ma il pasticcere o fa il chef in genere? Facciamo un po' di tutto. Come si chiama? Pietro Cuomo. Pietro Cuomo, sì. Sempre di questa osteria di Bacco. Sono cugino, sì, sono cugino. Va bene. Allora, voglio sapere questo babà specialità di Filippo allora, Cascone. È un babà, un normale impasto di babà. Inzuppato in acqua e zucchero, poi è stato fatto un cuore all'interno di yogurt, nocciola e cacao, ricoperto sopra di da yogurt intero zuccherato e con una semplice spolverata sopra di cacao. E questa è una vostra specialità? Lo yogurt è del caseificio Aurora. E come si sposa, diciamo, questo? Ma è stato questo... È stata un'iniziativa che abbiamo voluto fare insieme per promuovere sia il mio babà e sia il suo yogurt. Quindi abbiamo... Sì, questo è un babà. Ah, pensavo che era un coso figlio. È un babà, sì. Abbiamo deciso di unire queste due cose, lo yogurt e il babà, che finora diciamo era una cosa poco... Cioè, no, poco. Mai usata. Mai usata, dillo, è mai usata perché non è nata. Ma se no come sono abbiamo chef stellati se non queste cose così originali? Per dire la verità abbiamo impiegato settimane per creare questo babà. Sì. Dopo tante prove. Comunque l'abbinamento abbiamo... è eccezionale. Particolare, sì. Molto. Complimenti. Ovviamente poi c'è la soggettività dello yogurt. Però che mi avete detto che tra l'altro voi volete fare in più gusti. Sì, più gusti, dobbiamo fare anche a frutta, c'è il classico yogurt che a fragola, a limone, per sposarlo insieme col babà. Va bene, grazie Filippo. Prego. Delle cose particolari. Sì, sì, sì. Ripeto, ho avuto l'impressione. Qua è meglio. C'è più originalità. Sì, sì. Io devo scendere che devo fare l'intervista, Vengo subito. Sto vedendo un'altra postazione, se è il caso di farlo o meno. Ah, ho capito. Panettone. Sì, altrimenti la facciamo di là. No, e l'aspetto perché io devo fare... Un'intervista per il giornale. Papà, allora, prego. Sì, però più avanti perché siccome è buio, allora veniamo sì, tipo vampiri. Sì. Allora, facciamo innanzitutto perché qui devo vedere se ci sta. Che è un po' scuro. Deve venire un po' al chiaro. Sì. Allora, volevo un po' nero perché aspetta, devo vedere se c'ho. Ecco, allora mi racconti un po' questo sugo antico, però si gira, se si gira di qua è meglio perché abbiamo un po' di luce. Ecco. Va meglio? No. Che ecco, qua è di qua. Ecco. Allora, se mi racconta un po'. Allora, niente, il ragù con la bracioletta, l'involtino di capra. Sì. Voi siete innanzitutto? Siamo l'osteria La Pignata da Bracigliano. Sì. Veniamo dalla provincia di Salerno. Sì. E il ragù con la bracioletta di capra accompagnato da un tozzetto di pane, in questo caso, del panificio calabrese. Normalmente la si accompagna con lo zito spezzato. Un ragù classico, l'involtino viene fatto con un po' di peperoncino, giusto un po' di pepe nero, del prezzemolo tritato e praticamente un po' di pecorino. Poi viene chiuso e 3 ore e mezzo, 4 di cottura. Benissimo, grazie. Il risultato l'avete poi assaggiato. L'abbiamo prima. Assaggiato buonissimo, grazie. Benissimo.